domani fosse troppo tardi. Dicono che domani è la parola del demonio, perché rinviare a domani quello che puoi fare solo oggi? E se domani non avessi più le tue mani fra le mie, come farei? Che non ti sarebbero le mie carpe? Se dovessi morire domani, e se domani non fossi più in vena, dice che ad ogni giorno basti la sua pena, lo dice qualcuno con la Q maiuscola. Se domani tutti mi stessero piangendo, meglio che oggi lo passiamo ridendo. La vita è troppo breve per passarla tristi o incazzati. Carpe diem, chi dice lo di oggi? Come se dovessi morire domani. E se domani più non rispondessi alle attese che abbiamo oggi del domani, le nostre ansie sarebbero drammi, chi si addormenterebbe fino a domani? Se domani invece serio, serio, si realizzassero i nostri sogni per davvero, oggi subito seduta stante, ne cercheremmo il tassello mancante. Carpe diem, chi dice lo di oggi? Come se dovessi